questa diapositiva si cerca di far vedere graficamente come le diverse fonti di energia, che sono quindi, anche se non l'abbiamo affrontato in modo specifico, la fosfocreatina, il glicogeno e il glucosio che viene trasformato in energia senza l'utilizzo di ossigeno, ed infine sempre il glicogeno, il glucosio e gli acidi grassi che vengono trasformati nei mitocondri con l'utilizzo di ossigeno. Queste sono le tre fonti di energia e possiamo vedere come in percentuale ognuna di esse agisce in base alla durata dell'esercizio fisico. All'inizio e nei primi 6 secondi è solo la fosfocreatina che ha il tempo di agire e sostenere la contrazione muscolare. Man mano che si va avanti fino a circa 60, ma anche come potete vedere fino a circa 90, l'utilizzo del glicogeno e del glucosio trasformato in energia senza l'utilizzo dell'ossigeno, quindi nel citosol della cellula muscolare, è piuttosto elevato. Ed ovviamente la combinazione fra l'ATP generato dalla creatina e l'ATP generato dal glicogeno che si trasforma in una molecola di lattato senza l'utilizzo dell'ossigeno si spingono piuttosto in là durante l'esercizio, fino ad arrivare a circa 2 minuti. Nel caso invece dell'utilizzo dell'energia da parte dei mitocondri con l'ossigeno e quindi bruciando acidi grassi, glicogeno e glucosio proveniente dal torrente sanguigno, come possiamo vedere siamo in grado di sostenere un esercizio fisico più prolungato che ovviamente aumenta sempre di più la sua percentuale e la sua importanza nello sviluppo di energia man mano che si va avanti nel tempo. La tipologia di allenamento, quindi in base alla durata dello sforzo e della sua intensità, è in grado di allenare le riserve energetiche, l'utilizzo delle riserve energetiche a partire dalla creatina, a partire dalla conversione del glucosio in lattato senza ossigeno e poi con l'attività aerobica vera e propria attraverso l'allenamento dei mitocondri con l'utilizzo del glicogeno, del glucosio e degli acidi grassi attraverso l'utilizzo dell'ossigeno. Quindi è molto importante che se vogliamo allenare la parte relativa alla fosfocreatina e al glicogeno e al glucosio che viene convertito in energia senza ossigeno, l'attività deve stare fra i 30 e un massimo di 60 secondi e cercare di sviluppare il più energia possibile in modo da coinvolgere questi due sistemi energetici. Nel caso invece vogliamo allenare la densità mitocondriale e gli enzimi coinvolti nel metabolismo aerobico bruciando acidi grassi e glucosio e glicogeno con l'utilizzo dell'ossigeno ovviamente, dobbiamo far sì che la nostra attività per essere quindi efficiente nel creare un cambiamento a questo livello, deve durare più di 180 secondi, ovviamente. Quindi, vedendo da qui, in questa parte qui, alleniamo potenza e forza. In questa fase qui c'è la prevalenza aerobica, andando avanti c'è la prevalenza anaerobica. Strutturare gli allenamenti è quindi fondamentale per andare ad allenare questi tre percorsi energetici presenti all'interno delle nostre cellule muscolari.